Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Italia 2024, il ciclo di incontri promosso da PwC in collaborazione con il gruppo GEDI, che affronta ormai da anni i temi strategici per la vita delle imprese e quindi per la vita del paese. Oggi, come si suol dire, parliamo dell'universo mondo, proprio letteralmente, e un mondo segnato da crisi internazionali che hanno ricaduta anche nel nostro paese. Com'è questo mondo? È un mondo sempre più confuso, una guerra nel cuore dell'Europa, l'Ucraina, una guerra nel cuore del Mediterraneo, il Medio Oriente, una crisi nel Mar Rosso, tanti focolai a più o meno bassa intensità. È un mondo strettamente interconnesso, dove abbiamo visto che ciò che succede anche lontano da qui o non troppo lontano, delle ricadute sulla nostra vita, il costo delle materie prime dopo la crisi ucraina e le catene commerciali con il Mar Rosso e potremmo fare tanti altri esempi. E quindi tutto questo ha delle ricadute sul sistema delle imprese. Che cosa significa? Che bisogna convivere con l'incertezza? E siamo di fronte a un cambio di paradigma che è congiunturale o strutturale? Passatemi il termine un po' difficile. E ancora, e la globalizzazione? E che sembrava molto più lineare, diciamo, e si è interrotta definitivamente, come si rimodula? E le imprese come si stanno attrezzando? Come si fa a pianificare sul lungo periodo se uno deve affrontare delle incertezze così? Di questo parleremo con un nostro parterre de roi, come sempre, e Gian Piero Massolo, presidente dell'ISPI, Andrea Toselli, il padrone di casa, anche se non lo vogliamo così, presidente amministratore delegato di PwC Italia, Mario Mauro, ex ministro della difesa, Alessandro Grandinetti, Clients Market Leader PwC, Emanuela Pettenò, Consumer and Deals Market Leader PwC, la professoressa Lucia Visconti, docente di Scienza delle Finanze Università di Milano Bicocca, e Giuseppe Colombo, che mi raggiungerà, mio collega e giornalista di Repubblica. E eccoci qua nel nostro primo blocco. Buongiorno Andrea Toselli, Carissimo, buongiorno buongiorno. Gian Piero Massolo, presidente ISPI, buongiorno Mario Mauro. Allora, Massolo, Buongiorno. il mondo è, chi più di lei ci può, il mondo è Caoslandia, diciamo, no? Cioè, nessuno riesce più, nessuno è più in grado di mettere ordine e tutti questi conflitti che nominavo prima, l'Ucraina, il Medio Oriente, eccetera, dal livello locale poi crescono, diciamo, diventando a livello globale, diciamo, e non si risolvono, diciamo, che significa che dobbiamo imparare a convivere con un'incertezza? Ah, certo, dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza e con la frammentazione. La realtà è che noi abbiamo abbandonato sostanzialmente un ordine mondiale liberale che era sufficientemente confortevole nelle sue certezze, perché era un ordine essenzialmente a guida occidentale, qualcuno parlava di Pax Americana, ed era un ordine in cui le regole del mercato e comunque il libero mercato erano l'ispirazione, diciamo così, complessiva con questo mito della globalizzazione senza limiti. Allora, sarebbe troppo lungo qui fare l'analisi del perché è Il finito. mondo post 80, come sarà di meglio dal post 89 fino Era alle. di fatto che una globalizzazione mal gestita di fatto ha provocato una. Si sovrasiede, diciamo così, al concetto di mera convenienza e si è sempre più portati a valutare il mondo e quello che ne consegue dal punto di vista della sicurezza. E poi ci sono Sono tutte alcuni crisi altri comunque elementi. che da quello. L'Ucraina, tra un po' saranno 2 anni, no? Il 22 febbraio sono 2 anni dall'invasione di Putin dell'Ucraina. Il Medio Oriente, diciamo, è molto complicato. Gli sforzi, mi sembra, anche americani per avviare la soluzione di 2 popoli, 2 stati, sono di lì e così via. Cioè, sono tutte crisi che si possono mitigare ma non si possono risolvere, così? Assolutamente, ma assolutamente così, nel senso che in un mondo che tecnicamente qualcuno definisce G0, vale a dire senza più nessuna potenza che può da sola dettare tutti gli items dell'agenda globale, di fatto quello che succede è una sorta di tana libera tutti, no? Cioè, da un lato abbiamo una superpotenza americana sempre più a disagio con un ruolo di guida nel mondo,
politicamente un ruolo di provider massimo di sicurezza, economicamente è il tutore delle libere scelte, dal punto di vista valoriale il tutore dei diritti, e tutto questo l'America lo fa molto malvolentieri e cerca più a essere introspettiva, cerca di spostare il proprio asse diciamo strategico più verso l'Indo-Pacifico. Dall'altra parte una Cina che si candida a essere la potenza leader del mondo in un futuro più o meno prossimo, che però non ha ancora la possibilità né economicamente né tutto sommato la credibilità politica e securitaria per essere già ora protagonista di questo. E quindi abbiamo una potenza riluttante e una potenza ancora non pronta. E questo fa sì che il mondo diventa ampio spazio per conflitti di ogni genere che scalano, come giustamente lei diceva, da locale a regionale a globale, e poi le medie potenze che trovano moltissimo spazio, cosa che in un mondo più ordinato questo non succederebbe. Si sovrappongono poi le sfide geopolitiche, quindi siamo tornati al confine, al concetto di confine, al concetto di territorio, con le sfide che sono in qualche modo conseguenza della globalizzazione, quindi alla necessità della transizione energetica, il cambiamento climatico, l'immigrazione, un terrorismo jihadista che non se ne va. Tutto questo fa sì che queste multicrisi che si sovrappongono possono essere mitigate, ma non possono essere di fatto risolte. Esatto. Alcune sono esistenziali, vale a dire una sfida senza limiti alla Russia, seconda potenza nucleare del mondo, è potenzialmente un conflitto esistenziale. Una sfida come quella fra Stati Uniti e Cina, Sparta e Atene, è potenzialmente una crisi esistenziale. Fortunatamente per tutti noi esistono dei fattori di mitigazione, cioè esistono delle cointeressenze che fanno sì che le crisi raramente scalano in verticale netta, ma di fatto c'è sempre un rapporto. Della diplomazia, della politica, dell'intelligence, della politica e quant'altro, e soprattutto il gioco delle cointeressenze. In nessuna delle crisi che abbiamo oggi di fronte ai nostri occhi, il Medio Oriente, la guerra in Ucraina, i grandi temi appunto della transizione energetica piuttosto che dell'intelligenza artificiale, in tutto questo c'è sempre una, quella che definirei una cointeressenza mitigante, e questo è l'unico, direi, dato non negativo del mondo. Quindi, per finire il quadro, mondo confuso, interconnesso, dove i conflitti si sviluppano in questo modo diciamo da locale tende a diventare regionale ma mai globale. Per finire il quadro, Mario Mauro, noi abbiamo già, per completare questa analisi di scenario e poi andiamo appunto a che cosa significa tutto questo per le imprese, un effetto Trump, parliamoci chiaro, che è già in atto, no? Perché la semplice eventualità che possa vincere Trump con la ripresa dell'America First e un disimpegno dell'America in questi vari teatri di crisi sta già portando a un rallentamento. Cioè, diciamola in maniera tranchante, è impensabile che Putin prima del 5 novembre, giorno delle elezioni americane, possa arrivare a un qualunque accordo, perché poi arriva Trump, c'è il disimpegno, e lo stesso Netanyahu, no? Cioè c'è già un effetto Trump che porta sulle crisi in atto. C'è un effetto Trump soprattutto perché ci sono delle premesse che rendono l'ipotesi Trump una di quelle circostanze che può trasformare questo momento nella storia in un momento in cui fare la guerra sia più conveniente che far la pace. Cerco di spiegarmi attraverso un'interpretazione che non vuole rinunciare al meccanismo un po' perverso che è suggerito dai media, per esempio, che è quello di inseguire i conflitti. Noi fotografiamo, abbiamo inseguito il conflitto ucraino attraverso la pressione dei media per più di un anno. Quando è arrivato il 7 ottobre, tutto si è trasferito su un altro scenario. In realtà, che cosa succederebbe se potessimo arguire che il conflitto è uno solo? E qui cerco di spiegarmi. L'ultimo grande accordo di potere che al mondo è stato fatto è stato Yalta, in realtà. 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale e i vincitori di allora, Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra e Francia, che a quel tavolo non rappresentano l'Europa come la intendiamo oggi, ma sono piuttosto il tramonto del grande potere coloniale,
stabiliscono le regole e le sfere di influenza che segneranno i decenni successivi. Attenzione, quel mondo veramente non esiste più. E certo, beh, quello è l'equilibrio perché, della guerra fredda. Cioè. Perché non c'era a quel tavolo la Cina, impegnata allora nella guerra civile, non c'era l'India, che come soleva dire Metternich dell'Italia, era a quel tempo pura espressione geografica, essendo ancora territorio britannico, e oggi, in un mondo che è in sommovimento ed è inquieto, come giustamente ha sottolineato l'ambasciatore Massolo, la richiesta che sta dietro i processi di destabilizzazione in corso non è analoga per tutti. Cioè, mentre i russi premono per avere nuovamente Yalta, cioè un livello di negoziato in cui loro riprendono il posto che gli è stato sottratto dall'implosione del sistema sovietico, Cina e India vogliono una Yalta nuova. Attenzione, perché in quel mondo che non c'è più, ognuno c'è un altro che a quel tavolo non si sedeva ancora, ed è proprio l'Unione Europea, che allora non esisteva e che oggi ha una caratteristica peculiare rispetto al ruolo che esercitano le altre grandi potenze nel mondo. È l'unica forma nella storia e nel tempo di un accordo che non è l'accordo dei vincitori, ma è l'accordo dei vincitori coi vinti. Questo darebbe ipoteticamente all'Europa la possibilità, la potenzialità di far valere un nuovo criterio di cui l'Europa ha estremamente bisogno, perché nel 1945 gli europei erano 500 milioni su 2 miliardi e mezzo di abitanti. Oggi sono, su 7 miliardi e 800 milioni di abitanti, 500 milioni. Il criterio però, il primo criterio... È molto più vecchi. Il primo criterio però riguarda il tema che stanno finendo i bei giorni della sicurezza gratis, perché... E appunto, quando Trump ha fatto l'altro giorno la sua dichiarazione sulla NATO, diciamo, no? La prima reazione dell'Europa è stata quella di un dibattito all'interno per dire, no? La difesa comune, acceleriamo, non acceleriamo, eccetera. Si può dire questo? In realtà, come ricorderà l'ambasciatore Massolo, è già dall'amministrazione Obama che gli americani insistono per un rientro nelle spese per la difesa per quello che riguarda l'adesione al patto della NATO. Che cosa è profondamente cambiato? Perché gli americani sono così solleciti e tengono una posizione provocatoria nel caso di Trump, ma anche nel caso delle amministrazioni democratiche, che è stata comunque decisa nel richiamare gli alleati e con prontezza a una ricostituzione delle difese comuni. Perché banalmente, mentre gli americani si sono mantenuti costanti nella storia ricoprendo il 50% di quella che è la capacità militare non solo dell'alleanza ma anche proprio negli equilibri globali, una volta il 70% del 50% rimanente erano proprio gli europei. Oggi il 70% del 50% rimanente sono Russia e Cina. Quindi è tanto cambiato nella postura europea che peraltro invecchiando è sempre più inseguita nella messa a punto dei propri budget dalla necessità di sopperire a sfide di carattere sociale che non piuttosto pensare al futuro della sicurezza. Inevitabilmente questo pone il problema del rapporto e dell'essenzialità del rapporto tra noi e gli Stati Uniti, perché nell'alleanza euroatlantica non c'è solo la vocazione delle liberal democrazie, c'è anche un principio di equilibrio di carattere geopolitico che è chiamato ad arginare nell'interessenza anche con altri attori. Pensiamo all'Arabia Saudita, pensiamo alla Turchia, pensiamo cioè a quei paesi che hanno rappresentato l'ossatura della strategia statunitense in giro per il mondo e che oggi sono chiamati ad un salto di qualità che potrebbe avvenire a detrimento dell'Europa. Se ci chiediamo che cosa stanno facendo i turchi nello scacchiere che più ci riguarda, quello euro-mediterraneo, evidentemente... Ma solo il Mar Rosso è la rappresentazione icastica del bivio in cui si trova l'Europa, no? In termini, diciamo, la crisi. L'Europa è, credo, ancora abbastanza ostaggio, anche se si sta un po' risvegliando del vecchio dogma merkeliano, vale a dire che la sicurezza è appaltata agli Stati Uniti e l'energia è appaltata alla Russia, ma qui ci siamo già svegliati brutalmente che il mercato è quello cinese e anche qui cominciamo ad avere qualche distinguo. Il punto è che, come diceva il Ministro Mauro, qui noi abbiamo a che fare con un'amministrazione americana, non da oggi, che chiama alla responsabilità gli europei. La chiama per due ragioni. La prima,
perché, come dicevo prima, siamo in una fase di retrenchment americano, quindi gli americani non vedono l'ora di lasciare in mani sicure alcuni scenari, per esempio quello europeo in mani europee, o quello medio orientale in mani ad un equilibrio di segno occidentale, poi non gli riesce perché la realtà bussa alla porta, e dall'altra parte abbiamo un sovrapporsi di conflitti che invece rende urgente quello che prima sembrava potessimo abbandonare. Intendiamoci, la pressione è una pressione che ci sarà comunque sui bilanci europei e politicamente sui governi europei per fare molto più che la propria parte, certo, sia per interessi egoistici, sia perché non è più possibile il teorema merkeliano. Solo con una differenza significativa. Con Biden, se vincesse un'ulteriore amministrazione democratica, questa pressione, che sarebbe molto forte, molto più forte di ora, avverrebbe all'interno di un quadro cooperativo. Mentre invece se vince Trump, conflittuale. Questa pressione è forte in un quadro conflittuale, cioè. e mina alla radice un rapporto di fiducia. Questo rapporto di fiducia dà per scontato che l'articolo 5, quello che dice che se un paese membro dell'Alleanza Atlantica è attaccato è come fosse attaccato l'intera alleanza, è molto più un impegno politico che un impegno legale e giuridico. Se tu mini alla radice, come Trump sta facendo e come aveva fatto in precedenza quando gli ci mise 6 mesi da Presidente degli Stati Uniti per riconoscere la vigenza dell'articolo 5, tu di fatto hai minato una comunità di valori. E con cosa la sostituisci? La sostituisci non già con una mera comunanza di obiettivi, ma con una rigida transazionalità. Cioè anche il nostro maggiore alleato non ci dà la sicurezza per il fatto di condividere un sistema di valori, ma perché vuole delle cose in cambio. E queste cose in cambio sono, ma non solo, l'idea di contribuire ai propri bilanci nazionali della misura di oltre il 2% del PIL. Perché il problema, noi non è che contribuiamo alla NATO, contribuiamo ai nostri bilanci nazionali. Ma in secondo luogo anche l'idea di assumere responsabilità dirette in scenari di crisi. E questo apre, e mi taccio, un problema estremamente rilevante. Questo problema è la scelta, da un lato, fra burro e cannone, sempre meno burro e qualche cannone in più. Ma in secondo luogo, un cambio culturale profondissimo, che è quello che passa da questo discrimine fra chi nella comunità internazionale usa le armi e chi le armi non le usa. Vabbè, questo è... E come diceva lei, il Mar Rosso, Bab el Mandeb, l'accesso delle navi, la sicurezza del transito, è proprio questo. E questo... è il dibattito che sta squassando... Cioè, cosa siamo? Cos'è l'Europa? L'Europa partecipa dal lato di chi le armi le usa, o l'Europa partecipa soltanto dal lato di chi difende? Cioè, le nostre opinioni pubbliche saltano. E questo è il dibattito che sta squassando le opinioni pubbliche europee, diciamo anche alla vigilia del voto. E infatti si registra una maggiore timidezza sull'Ucraina rispetto a una. Squassa le opinioni pubbliche europee, la nostra è un po' più inconsapevole. La nostra è un po' più inconsapevole e vedo che appunto il tema Ucraina, come si dice, si sta tenendo basso, perché essendo diventato impopolare proprio nel bivio burro cannoni, diciamo. Tutto perché abbiamo fatto questa lunga premessa, diciamo, per chiarire, diciamo, la situazione confusa e interconnessa, come diciamo, e arrivare alla domanda clou: come si fa in questo casino, diciamo, che è detto, no? Cioè, perché serviva fare questa lunga premessa, perché Andrea, cioè, è un mondo con tanti blocchi, no? Come se fosse un campo minato. E qual è l'impatto di questa forma di tensione sull'economia, sulle imprese? Cominciamo a... No, io ti devo ringraziare, perché a me fai sempre le domande facili, no? Cioè, vabbè. A saperlo. Allora, noi oramai sono anni, negli ultimi mesi non troppo, però ci eravamo abituati ad un mercato globale, ad un mercato di massa, qualcuno diceva, un mercato dove la produzione
dei beni di massa era quella che poi quel pezzo poteva essere delegato a cercare delle leve per ridurre i costi, dove i trasporti erano tranquilli, delle merci erano tranquilli e costavano pochissimo, dove il mondo era interconnesso, dove io forse anni fa a una di queste puntate mi è venuto in mente, mi sta tornando in mente il discorso delle magliette. Quante magliette abbiamo tutti a casa, no? Me lo ricordo. Ti ricordi? Le magliette, le famose magliette da 3 euro e tutti ne abbiamo decine e non le useremo mai. Ecco, il problema di fare impresa adesso è non tanto abituarsi al new normal tanto invocato e mai realizzato, sì, perché è normale... prevede un concetto statistico di capacità di analisi e di trend appunto di media. Io credo che in questo momento, e devo dire che le nostre survey, le nostre analisi, le nostre interviste con clienti e amministratori delegati e gestori di tanti nostri clienti va in quella direzione. Cioè, in quale direzione? La direzione nella quale bisogna essere pronti a identificare una direzione, una strategia flessibile, ma un qualche cosa che sia, tra virgolette, proprietario di ogni impresa. Cioè, ogni impresa deve essere in grado di capire qual è il proprio ruolo nel sistema e nel mercato e cercare di perseguire quello andando a capire quali sono gli atu e i punti di debolezza e gestirli. Anni fa si parlava della via della seta, adesso invece diciamo che i porti italiani sono pressoché deserti. Perché poi dipende anche... Sai che per me è un corso d'aggiornamento, diciamo, questo sulle imprese. Dipende pure da dove le imprese stanno, perché cioè, il Covid era uguale per tutti, cioè mutilava tutti allo stesso modo, diciamo, no? Qua il Mar Rosso impatta più, per esempio, più su di noi, sul nostro sistema delle imprese che su altre, giusto? Impatta alcune filiere, sicuramente quella della logistica, a servizio dell'Europa del Nord, potrebbe impattarne meno altre. Quindi il punto è, dobbiamo identificare... Ogni impresa deve identificare qual è il proprio mercato di riferimento, sia dal lato supply sia dal lato di offerta, e cercare di operare in quel mercato avendo contezza che il just in time, che chi ha studiato all'università negli anni 90, negli anni 80 si ricorda bene, non necessariamente più un dogma, perché bisogna essere in grado di avere il materiale. Adesso non voglio dire, l'altro giorno mi veniva in mente quella bellissima scenetta, alto là chi va là un fiorino. Tutti se la ricordano, no? Ecco, non voglio dire che stiamo andando in un mondo in quella direzione, però stiamo andando in un mondo in cui il mercato non è più globale e quindi ci saranno, lo diceva prima l'ambasciatore, dei blocchi, forse da una nuova Yalta, come diceva prima il ministro, cioè dei blocchi che avranno la definizione di un mercato che sarà comunque sovranazionale, ma non sarà di dimensioni appunto planetarie. Che cosa si potrà fare? Ci saranno dei nuovi servizi, ci saranno dei nuovi prodotti, ci saranno cose che costeranno di più, ci saranno cose che saranno fatte meglio, altre che costeranno meno, o magari avremo semplicemente meno magliette. È difficile identificarlo. Io sono un fautore del liberismo, nel senso che poi il sistema trova un equilibrio. L'ha trovato con l'energia dopo la crisi ucraina, e sappiamo benissimo che c'è stato un impatto della speculazione sul costo dell'energia che nulla aveva a che fare con il sottostante, si trattava di qualche cosa, diciamo che gli operatori hanno preso opportunità. Cioè. Lo shock trova sempre un nuovo equilibrio. Certo è che, per esempio, parlando del Mar Rosso, per la logistica italiana quello sì può essere un problema. Perché? Perché è una filiera che poggia sul fatto che le navi passino da Suez. Certo. Tu, ambasciatore, lei come il conflitto sul Mar Rosso lo vede come un fenomeno limitato o prolungato nel tempo? Ma insomma, le due cose sono interconnesse. Quando parlo delle due cose parlo del negoziato sul cessate il fuoco a Gaza e delle attività che i proxy dell'Iran vanno facendo in giro per la regione, diciamo così. Il negoziato sta facendo dei progressi perché al di là di quello che sono i proclami, ma di fatto il negoziato sta avanzando, non sono certo che questo cessate il fuoco porterà poi ad una
pace, fra virgolette, cioè è comunque una fase. Cioè rimane una. Attrito a bassa intensità, come la chiamate voi esperti. No, ma a parte la guerra lì, siamo più dell'Ucraina, no, ma cioè diciamo un cessate il fuoco. Okay. 4 settimane, 6 settimane. La liberazione di un certo numero di ostaggi e la liberazione dalle carceri israeliane di un certo numero di palestinesi terroristi di vario genere, di vario grado. In quel periodo avverranno due cose: la decelerazione delle attività dei proxy iraniani e il tentativo da parte americana di indurre Netanyahu ad una maggiore ragionevolezza. Riuscirà? Non riuscirà? Personalmente credo di no, però ci sarà una fase di attenuazione, già oggi c'è una fase di attenuazione degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, in Bab el Mandeb. Lo dico perché non c'è una risposta univoca alla sua domanda, è comunque una cosa che riguarda l'equilibrio più complessivo, più generale. E questo, Andrea, però, cioè, questo sulle imprese, diciamo, cioè, proviamo a capire, perché già si parla della una tassa, come la chiamano già la tassa del Mar Rosso, no? Che impatta più su alcuni settori. Ora, io ho visto il report del vostro fantastico centro studi. Vi do due numeri. Allora, l'Italia risente di un impatto economico negativo di 95 milioni di euro al giorno, perché il canale di Suez gestisce il 12% del commercio estero italiano. Le rotte alternative hanno causato una riduzione del 36% del volume di traffico, un aumento del 40% nelle tempistiche di navigazione e un incremento del 114% nei costi dei noli dei container da gennaio 2023 a 2024, perché giustamente... cioè, o fai come Magellano che gira, no? Diciamo, per l'Africa, oppure è complicato. Benissimo. Io impresa, davanti a questa situazione, aumento le strategie di reshoring, giusto? Questo ho capito. Ma anche qua è un fatto congiunturale, è un fatto strutturale? Cioè come si regola? Sono due aspetti. Allora, prima di tutto io... sono noto per essere oramai anziano e quindi faccio il back to basics come fanno tutti i nonni, no? Che ci raccontano quello che hanno imparato. C'è una roba che ci hanno insegnato a scuola che si chiama la SWOT analysis. Esatto. Quindi noi facciamo l'analisi delle forze, delle debolezze, delle opportunità, dei rischi, quella là. Delle nostre strategie. La so, professore, la so. Hai visto, professore, la so. Allora, ogni business, ogni filiera, ogni operatore ha una sua configurazione di rischi e di opportunità. La cosa che non bisogna, secondo me, l'errore che non bisogna fare è pensare che sia una temporale che poi passa, perché quello che diceva il ministro, l'ambasciatore in merito alla pace e agli Houthi, tu hai citato tanti bei numeri per dare contezza di quanto il commercio internazionale sia diventato meno efficiente di quanto non fosse prima dal punto di vista dei costi. Sarebbe bello sapere, rendicontare quanto hanno speso gli Houthi nel costruire droni. Probabilmente una cifra che adesso non voglio dire che le macchine di coloro che sono in questa stanza potrebbe equiparare. Esatto. Ma stiamo parlando di cose di bassa tecnologia e basso costo. Quindi cosa vuol dire? Che questa crisi, anche se temporanea, anche se passeggera, anche se dovesse essere poi completamente, auspichiamo, passata superata dalla pace a Gaza, ci ha identificato un rischio, cioè il fatto che basta che qualcuno con pochissime limitate risorse decide di fare qualcosa di sconveniente, che filiere per miliardi di euro possono essere messe in... Cioè tu stai dicendo 4 droni a basso costo ci hanno impallato la globalizzazione. Sì, perché non ci vogliono più le portaerei. Esatto, non ci sono più le portaerei e l'attacco per l'Harbor con centinaia di migliaia di persone che fanno... Cioè, quindi questo secondo me è la riflessione che bisogna fare dal punto di vista economico e aziendale nell'andare a capire quali sono i rischi che effettivamente ci sono da un punto di vista della filiera. E anche dal punto di vista dei costi... L'opportunità qual è? Beh, l'opportunità è trovare dei posti dove fare la stessa cosa o farla meglio. In ogni crisi c'è sempre un'opportunità, no? L'opportunità è trovare dei nuovi settori. Allora, l'industria europea, appunto perché si è scelto fra burri e cannoni, l'industria europea, o meglio, l'economia europea ha investito pochissimo nella difesa. La difesa è notoriamente, e lo vediamo benissimo negli Stati Uniti, la fucina dell'innovazione.
Allora, uno dei motivi per cui negli Stati Uniti l'innovazione è molto più veloce è perché loro spendono tantissimi denari in innovazione militare. È come pensare all'automotive senza la Formula 1, saremmo ancora probabilmente con i cambi manuali. Quindi secondo me lì ci sono tante opportunità che debbono essere perseguite, e la cosa interessante è che appunto c'è uno sdoppiamento fra il costo di determinate cose che possono, il costo della messa in atto di alcune minacce rispetto a quello che potrebbero essere gli effetti, che ovviamente è un qualche cosa che la storia ci ha sempre insegnato essere qualcosa da considerare. Io quindi sono abbastanza sereno del fatto che poi si troverà un equilibrio. L'Europa, anche se dal punto di vista di numeri non è più rilevante come era dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è comunque un mercato enorme, è un mercato più grosso di quello degli Stati Uniti, è un mercato dove, un mercato fatto di paesi ricchi, dove c'è una capacità economica di investimento intellettuale particolarmente significativa, quindi c'è la possibilità di fare cose. È una questione di direzione. Io forse fra burro e cannoni mi chiedo se in passato non abbiamo fatto il trade-off fra cannoni e ospedali, per esempio. Conoscendo gli Stati Uniti sappiamo che negli Stati Uniti il welfare è molto più scarso di quello di cui godiamo noi. Quanto ha impattato la spesa militare non lo sappiamo, bisognerebbe fare dei calcoli. Altra cosa interessante è la capacità fiscale. Quindi la possibilità di fare una difesa europea significativa dal punto di vista dei costi degli investimenti e della partecipazione della popolazione a quel punto, popolazione che altrimenti sarebbe produttiva, che cosa vuol dire in termini di prodotto interno lordo di un paese e quindi di occupazione, che cosa vuol dire in termini di costi, che cosa vuol dire in termini di pressione fiscale e o debito pubblico? Queste sono le domande che bisogna farsi. Ma io invece dell'Ucraina, sempre per il meccanismo mediatico che diceva prima lei, perché cioè, noi viviamo di fiammate, diciamo, politico-mediatiche, poi in attesa di quella successiva. Non si parla più. Però ecco là che cosa è successo. Questo secondo me ci fa capire molto il meccanismo. Noi ci emancipiamo dalla dipendenza del gas russo, no? Diciamo, dopo abbastanza, dopo la crisi. Cioè, e poi però scoppia la crisi in Medio Oriente e ci rendiamo conto che il nostro primo fornitore di gas era diventato l'Algeria, che comunque in qualche modo è coinvolto pure in questo, a proposito di interconnessione. Cioè abbiamo scoperto che il mercato è un fatto molto politico, no? Cioè, come dire, cioè, non valgono solo le leggi della domanda e dell'offerta, abbiamo scoperto che l'energia è un tema politico. Mercato è il luogo di politica per la semplice ragione che se noi pensiamo alle nostre piazze del mercato, vale a dire città bellissime, Padova, Vicenza, Venezia, ovunque una piazza del mercato che consentiva a chi veniva dal contado di vendere al meglio, secondo i principi di concorrenza, le proprie merci, ma secondo anche un sistema di pesi e di misure fissate univocamente dall'autorità di quel luogo. Per cui nella nostra civiltà comunale pesi e misure hanno nomi diversissimi, lo staio, l'oncia, un'infinità di misure. Il mercato europeo oggi, perché è così particolarmente appetibile per l'universo mondo per l'appunto? Perché fa conto su un'unica autorità, la Commissione europea, che fissa degli standard che, oltre a far venire mal di testa a un'infinità di categorie, rappresentano però un modo per aumentare a dismisura le potenzialità di quel mercato. Perché faccio questa sottolineatura? Perché nella definizione di peso e misure conta la politica. E mi spiego. Oggi un nuovo livello, secondo me richiesto dalle circostanze della storia, di fantasia istituzionale, chiamiamolo così se non vogliamo chiamarla fantapolitica, potrebbe essere un sostanziale aiuto all'evoluzione della situazione. E mi spiego. Gli americani prestano gli europei per il famoso 2% nei bilanci della NATO. Trump ha più volte ribadito, immaginiamo per un attimo possa essere lui il vincitore delle elezioni americane, che non intende rinunciare ad alcuno dei rapporti bilaterali con i paesi europei. Quello che non sopporta è l'esistenza stessa del modello Unione Europea, cioè di una realtà che, se mantenesse coerenza nella prospettiva di riforme politiche significative, diventerebbe seriamente una minaccia per gli americani e diventerebbe realmente competitiva.
Allora, in questo senso, se gli europei, invece di trastullarsi con giochi al rimpallo e covare il rischio del riarmo tedesco, perché i tedeschi comunque hanno già messo sul piatto 100 miliardi in alcuni anni per ridefinirsi come potenza, dicesse, sapete che c'è di nuovo, cari amici americani, noi non ci sediamo più al tavolo della NATO come paesi membri, ma come Unione Europea. E siccome abbiamo inserito per la prima volta nel bilancio il finanziamento dell'industria della difesa, il 2% ve lo paghiamo in una sola soluzione come Unione Europea. Questo inevitabilmente avrebbe conseguenze politiche anche sui dati di mercato. E prendo un esempio dalla storia proprio per fotografare questa innovazione. C'è stato un tempo della storia in cui il territorio ucraino non era nelle dispute né dell'essere russo né dell'essere ucraino. In quel tempo la popolazione che vi abitava era maggioritariamente quella dei tatari, ma in realtà chi definiva il profilo di quelle terre erano i genovesi, che a Kaffa e a Caolita erano appunto i gestori del traffico verso la via della seta, quella sì realmente esistente allora. In quel momento i commerci hanno stabilito e innovato gli equilibri sullo scacchiere globale in modo tale da orientare in modo significativo e positivo le novità anche di carattere istituzionale. Che cosa chiediamo quindi che possa essere accompagnato tramite i sistemi delle imprese, tramite gli sforzi di carattere economico e finanziario? Un contributo reale dell'economia di carattere globale che porti magari a una riforma del WTO e che abbia come orizzonte funzionare da antidoto in un momento in cui, torno a ripeterlo, fare la guerra potrebbe diventare per alcuni più conveniente che fare la pace. È un momento molto delicato della nostra storia. L'Ucraina interessa i russi, diceva Brzezinski, non solo perché c'ha il titanio, l'uranio, il tungsteno, il carbone, è un paese di 45 milioni di abitanti che fa grano per 1.700.000.000 di persone nel mondo. Certo. L'Ucraina interessa i russi perché è l'Ucraina. È come quando giochi a risico e il tuo compito segreto è prendere la Yakuza. È un momento, una circostanza che nessuno può eludere, perché se i russi hanno in mente quello, non basterà offrire un palliativo in alternativa alle loro pretese, ma bisognerà impegnarsi in un confronto particolarmente duro. Ho citato prima Yalta, devo dire anche che al tempo dei genovesi Caolita era Yalta, cioè una colonia genovese era Yalta, ma Yalta purtroppo, come Vienna, come Parigi, come Vestfalia, è sempre stata dopo la guerra, non prima della guerra. Quindi non è che immagineremo di poterci accordare con serenità mentre i pezzi della guerra mondiale a pezzi citata dal Vaticano, in particolare da Francesco, che è nient'altro che il riverberatore di una sensibilità di cui diciamo è partecipe una delle migliori diplomazie del mondo. Insomma, tutto questo può trovare un momento di alternativa se soprattutto l'imponenza di chi fa impresa, di chi si muove, un ruolo partecipe anche dei grandi gruppi multinazionali, particolarmente di quelli della logistica, se pensiamo che la guerra è logistica per il 70%, oggi possa invece contribuire in una prospettiva comune di pace e di sviluppo. È per questo che io penso che ci sia veramente un ruolo per l'Europa, non per retorica europeista. Perché, torno a dire, l'unico progetto nella storia che ha messo insieme vincitori e vinti deve avere qualcosa da dire in questa circostanza. Ma solo, come la definiamo questa fase della globalizzazione? Ma il mondo si è ristretto. Si è ristretto. Si è ristretto perché è cambiato, come diceva lei, paradigma, nel senso che il criterio della convenienza è stato sempre più incalzato, direi il criterio della sicurezza si è sovrapposto a quello della convenienza. E io temo che questo resterà, cioè non è una connotazione che si diluirà, si dipanerà facilmente, proprio perché le crisi, le guerre si mitigano, ma poi alla fine questo genere di conflitti non si risolve. E quindi noi continueremo, soprattutto noi in Europa, continueremo a vivere un po' sotto una nube tossica, perché se anche con una presidenza Trump
il braccio degli ucraini fosse torto e si costringerebbero gli ucraini a sedersi ad un qualsiasi tavolo di accomodamento, non oso chiamarla pace, comunque questo accomodamento passerebbe attraverso una spartizione dell'Ucraina, cioè un implicito, anche se non esplicito, riconoscimento che certo. Quello che è di Putin è di Putin, e i 4/5 dell'Ucraina su un processo più o meno veloce. E torniamo certo al tema dell'incertezza. Quindi, torniamo al tema più che altro della contrapposizione. Volevo fare un riferimento al tema del mercato unico. Diceva benissimo Mario Mauro, cioè la nostra forza, il nostro asset, e anche l'amministratore delegato, è quello della coesione intorno a un mercato che è più grande di quello degli Stati Uniti. Quindi effettivamente se noi ci ponessimo come soggetto, molte cose negli equilibri complessivi potrebbero mutare. Io però ho purtroppo qui un elemento di scetticismo. L'elemento di scetticismo, al di là del conflitto costante fra paesi europei, non hanno una politica estera, non definiscono un interesse comune, eccetera, eccetera. Ma c'è un punto che mi preoccupa, il punto è questo. L'ammontare dei finanziamenti necessari per fare fronte a due cose estremamente impegnative, come la transizione energetica e la difesa e sicurezza, è tale per cui le casse degli stati non sono più sufficienti. Bisogna scendere a patti, bisogna coinvolgere il settore privato. Ovviamente per coinvolgere il settore privato devi fare in un mondo come questo due cose. La prima è dargli delle sicurezze e quindi rispondere al bisogno di protezione che il settore privato ti spinge avanti. E in secondo luogo bisogna che orienti il settore privato verso quello che è una parvenza di interesse collettivo, perlomeno di interesse collettivo congiunturale. E questo cosa provoca? Provoca lo sviluppo di politiche industriali e il ritorno di Colbert mina alle radici quel mercato unico che noi vorremmo rafforzare per porci come soggetto delle relazioni internazionali. Temo non sia le viste. Ecco. È molto complicato e infatti l'ambasciatore mi ha anticipato infatti una domanda che io ti volevo fare, perché l'ha messa molto meglio di come te la formulavo io. Cioè, anche il Mar Rosso rischia di rallentare la transizione energetica, cioè le imprese in questo momento hanno due costi, banalizzo, il costo della loro emergenza e la transizione che è essa stessa un costo, no? Ecco, e secondo te questa incertezza può avere degli effetti ad esempio sull'agenda green e poi quello che diceva l'ambasciatore? Io credo che, tornando al discorso degli Stati Uniti, un'eventuale presidenza Trump porterebbe ad un rallentamento, almeno negli Stati Uniti, per quanto riguarda la transizione green. Se questa cosa poi, per mille motivi, dovesse anche trascinare un rallentamento in Europa, non mi stupirebbe. Non è una questione di gradire o meno, è una questione di quello che potrebbe succedere. Anche perché di fronte ad una geopolitica sempre più pericolosa bisogna porsi delle priorità. Quindi la possibilità c'è, senza entrare poi anche lì nel discorso della filiera, del materiale necessario per la transizione green, dove sappiamo che la produzione non è fissata in Europa, che peraltro è un'area geografica dove le materie prime non sono assolutamente a livello di sostenere la domanda. È un'area molto delicata. Abbiamo letto che l'anno scorso le rinnovabili hanno rappresentato il 44% di tutta la produzione energetica europea. È un'ottima notizia. Io la vedo più come un'ottima notizia non tanto per la transizione green, ma per quanto riguarda l'autonomia della produzione energetica, che secondo me è la cosa più importante. Ci vorrà del tempo e bisognerà, e forse qua l'economia, come l'hai chiamata Mauro, non la fantapolitica ma l'innovazione politica potrebbe darci delle direzioni a livello europeo per arrivare ad avere poi alla fine un ordine di priorità su dove investire, perché tutto non si può fare come in ogni buona famiglia. Che giudizio date del patto del patto di stabilità? È stato un patto di stabilità poco coraggioso in questa congiuntura? Intanto cominciamo a dire che non c'è bisogno di aspettare una presidenza Trump per prendere atto del fatto che la transizione ecologica immaginata dall'Unione Europea è ormai profondamente
è trasformata, è mutata, starei per dire quasi geneticamente, prima di tutto perché nella tassonomia ha fatto irruzione per esempio il nucleare nelle voci che contraddistinguono le fonti considerate rinnovabili, e questo è avvenuto a detrimento della strategia di un uomo, Timmermans, che si è recentemente dimesso per partecipare alle elezioni olandesi, ma anche perché ha visto il fallimento di che cosa? Di una tempistica e di una modalità di realizzare la transizione ecologica che non tiene nel confronto con la realtà. Questo lo si capisce nel libro che Donato Bendicenti ha fatto per riassumere il mandato di Paolo Gentiloni nel suo ruolo di commissario. C'è scritto a chiare lettere che il gabinetto Gentiloni stima in 477 miliardi l'anno la transizione energetica. Non ce le hanno i paesi europei questi soldi. Ha detto bene l'ambasciatore Mastrolo. Non c'hanno questi soldi e non c'hanno quelli per lanciare il proprio ruolo nella difesa. Allora, l'innovazione istituzionale dove sta? Nel fatto che non è un elemento di convincimento politico, è un obbligo dei dati della realtà produrre debito europeo per la difesa e entrare nel merito della transizione ecologica per riformare tempi e modi di quegli interventi che altrimenti lascerebbero l'Europa in uno splendido isolamento in cui ogni giorno di più si convincerebbe di stare affrontando il nemico mortale dell'inquinamento e del cambiamento climatico e ogni giorno di più si renderebbe conto che sta combattendo contro dei mulini a vento. In tutto questo, e chiudiamo Andrea, tutto questo le imprese che hanno l'esigenza di programmare, no? Come si fa a programmare in questo contesto? Cioè, quali sono le strategie che uno mette in... Torniamo da dove siamo partiti. La difficoltà di essere un gestore d'azienda è sempre stata il cercare di prevedere, fare dei piani e qualcuno diceva riuscire a vivere senza cercare di piegare la realtà alle aspettative. Io credo che dopo anni di bassi interessi, dopo anni di globalizzazione, quindi di bassi tassi, e di globalizzazione, quindi in un mondo ragionevolmente prevedibile, come possono fare le imprese? Cercando di essere flessibili e gestire l'imprevedibilità. Io non è che abbia, se avessi una ricetta sarei probabilmente molto più importante. L'unica non ti ricetta, sottovalutare, dice. No, ma l'unica ricetta che si può suggerire è stare molto attenti a tutto quello che succede, fare delle analisi approfondite, cercare di fare degli scenari. E devo dire che tornando alle nostre survey, un aumento della, chiamiamola, preoccupazione, perché la domanda specifica era fatta in quei termini, sulla sostenibilità dei business model. Quindi gli amministratori delegati, i gestori, sono sempre più preoccupati sul fatto che il business model che loro applicano sia sostenibile nel medio periodo, in così come disegnato oggi. Ecco, il fatto che ci sia la percezione e la consapevolezza di questo rischio a me fa star tranquillo. Perché vuol dire che la gente si sta preparando alle modifiche, si sta preparando alla gestione, si sta preparando all'evoluzione di quello che prima era un po', vogliamo dirlo, ingessato, per essere un po' ancora più positivi. Mi piace perché tu riesci nelle crisi sempre a vedere delle opportunità. Non c'è alternativa. Io che sono un catastrofista, come no. Esatto, io vi ringrazio, grazie Mario Mauro, grazie Giampiero Mastrolo. Andrea, noi ci vediamo presto. Benissimo, avete capito, diciamo, il quadro generale che abbiamo fatto, e adesso noi dobbiamo andare sul sistema, andiamo ad analizzare le ricadute di questo contesto generale sul sistema delle imprese con gli altri ospiti che sono, vi dicevo prima, avranno Alessandro Grandinetti, Clients and Market Leader PwC, Emanuela Pettenò, Consumer and Deals Market Leader PwC, il mio amico Giuseppe Colombo, giornalista di Repubblica, e Lucia Visconti, docente di Scienza delle Finanze, Università degli Studi di Milano e Bicocca, che dovrei vedere, eccola. Professoressa, ha sentito un po' la nostra discussione, sì? Ho ascoltato con molto interesse, sicuramente sono usciti degli spunti utilissimi che credo riprenderemo in questo secondo parte. E adesso entriamo dentro, diciamo, entriamo proprio dentro nel nostro caos.
Tanto lei è una grande esperta della questione energetica, che è un po' quella che alimenta tutti i settori, no? Sostanzialmente. Sì, è il mio oggetto di ricerca e studi. Ma stiamo davanti a una seconda stagione della crisi energetica come quella che abbiamo vissuto con il gas? Allora, le crisi non sono mai tutte uguali. E ultimamente il settore energetico è stato colpito da più di una circostanza, più di uno shock esogeno. Perché è così importante il settore energetico? Perché noi abbiamo parlato di backshoring fino ad ora, ma il backshoring si può realizzare fino a un certo punto. I prodotti energetici sono, almeno penso allo scenario italiano, ma anche quello di molti paesi europei, sono dei prodotti che vengono essenzialmente importati. E quindi la nostra dipendenza rispetto a stati stranieri e quindi a tutti quegli equilibri geopolitici di cui si parlava poc'anzi, diventa un punto chiave nella definizione di questi settori. Settori che poi, come tutti i settori delle merci, hanno le loro caratteristiche tipiche del mercato, quindi una domanda, un'offerta, e come tali sono soggetti anche ad una situazione contingente che riguarda loro. Quindi noi abbiamo avuto l'uscita dalla pandemia, che già nel 2021 aveva fatto schizzare verso l'alto i prezzi, penso soprattutto al gas, al petrolio e all'elettricità. Questi tre poi è arrivata l'Ucraina. Sì, poi è arrivata l'Ucraina, infatti, e adesso quest'ultima crisi del blocco, sostanziale difficoltà, non proprio blocco, del passaggio del Mar Rosso. Queste crisi sono tutte diverse, però. Nel 2021 i prezzi sono schizzati perché c'era un deficit di capacità. Durante la pandemia si era prodotto di meno, ma soprattutto in certi settori, penso ad esempio al petrolio upstream, si era investito di meno. E quindi alla riapertura, al boom della domanda post pandemia, non c'era capacità sufficiente per far fronte alla domanda. Poi, come giustamente si diceva poc'anzi, c'è stata anche della speculazione che si è montata su questi aspetti e appunto la guerra Russia-Ucraina. La guerra Russia-Ucraina, tra l'altro, ci ha imposto uno shift rispetto alle nostre politiche energetiche precedenti. Noi venivamo da anni in cui arrivava... Certo, infatti siamo andati in giro per il mondo a cercare di gas. E abbiamo dovuto, in maniera abbastanza inaspettata e repentina, crearci nuove fonti di approvvigionamento. Certo. Pensiamo che adesso l'Algeria è il nostro primo fornitore di gas, ad esempio. A proposito di incertezza, perché poi l'Algeria è un paese che più o meno c'entra con la, pur non essendo militarmente impegnato, diciamo, c'entra con la crisi del Medio Oriente. Ha le sue posizioni sullo scacchiere internazionale, certo. Come tale noi siamo esposti sempre a quelle forze esogene di cui si parlava prima. Certo. Ora, la situazione degli ultimi giorni, l'ultimo anno anche del 2023, di gas e petrolio ha visto un po' un rientro dei prezzi, ma soprattutto penso al gas, ad esempio, un rientro della volatilità del prezzo, perché non è solo il valore del prezzo che impatta sugli equilibri economici dei settori interessati, ma è anche la volatilità del prezzo stesso. La volatilità non è mai una notizia positiva, soprattutto per chi deve fare investimenti. Esatto. E investimenti che sono, magari poi parleremo anche di perfetto, questo. Perfetto, la fermo perché poi lei mi deve spiegare bene come in questo contesto si colloca la transizione ecologica, però Alessandro Grandinetti, diceva la professoressa, sono tutte crisi che hanno di natura diversa, genesi diversa, eccetera, eccetera, però in sostanza sempre in questa situazione di turbolenza, di criticità, di crisi, le imprese si trovano ad operare. Quindi proviamo a entrare dentro questo caos, no? Ora, diceva prima Toselli, le imprese sostanzialmente reagiscono difendendosi, no? E quindi reshoring e relocalizzazioni, ok. Sempre domanda da studente, un corso d'aggiornamento, non lo possono fare tutti però. No, non lo possono quindi fare tutti. Quindi fammi capire quali settori, diciamo,
Allora, vediamo quello che sta accadendo cercando anche un po' di fare ordine sia da un punto di vista di accadimenti temporali sia da un punto di vista di ciò che si sta facendo esattamente. Diciamo che dobbiamo distinguere intanto tra reshoring o backshoring o nearshoring di produzione e di fornitura. Sono due processi diversi. Diciamo anche che noi abbiamo una dipendenza molto forte, noi abbiamo mappato 550 prodotti cosiddetti foreign domestic products che sono essenziali per noi e difficilmente sostituibili, di fronte a questo scenario il cui 30% deriva dalla Cina. Poi abbiamo la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania ed altri paesi, però fondamentalmente noi siamo un paese per molte categorie merceologiche dipendenti dalla Cina. In termini di produzione, quello che era successo, diciamo, negli ultimi anni era stato un fenomeno ragionevolmente limitato di offshoring, prevalentemente dettato da inseguire un saving in termini di costi di produzione e di costi del lavoro. Questa percentuale è circa il 16% delle piccole e medie imprese sono andate fuori dall'Italia per la produzione di beni. Di questo 16% che è andato fuori, il 30% sta rientrando. Sta rientrando per quali motivi? Perché i costi di produzione non sono più così convenienti, perché il costo del lavoro si sta alzando, ma soprattutto per problemi qualitativi, quindi affidabilità dei tempi di consegna, affidabilità delle produzioni che venivano fatte, qualità complessivamente rivedibile alla luce dell'importanza del brand del Made in Italy. Questo è quello che è successo. Le categorie sono principalmente tutta la parte manufacturing, tutta la parte, diciamo, legata alla produzione di acciaio, semilavorati, componenti elettriche, i famosi microchip, e anche la parte di produzione tessile e abbigliamento, che è un segmento molto importante. Quindi due categorie, diciamo, all'interno della tassonomia NACE sono quelle più impattate: tutta la parte del manufacturing, che è una componente molto importante della nostra piccola e media impresa, e come seconda categoria tutto il settore tessile, abbigliamento, lane, accessori e quant'altro. Questo è quello che in questo momento sta succedendo. Però non tutte le imprese possono usare le forniture nazionali. Per esempio, gli input cinesi sono difficilmente sostituibili, no? Per questi 550 prodotti cosiddetti classificati come difficilmente sostituibili, sono state adottate, come già indicato nel blocco precedente, delle strategie di de-risking, cioè cercare di capire attraverso una gestione del rischio rimodulata quali sono le alternative. Però è anche vero che per il 40% di questi 551 prodotti non c'è un'alternativa in questo momento, e quindi la dipendenza rispetto a un mercato che ha, diciamo, le sue complessità e sta facendo il suo percorso, che è il mercato cinese prevalentemente, come ha detto, il 30%, questa roba vale circa 30 miliardi, vale circa un punto di PIL più o meno, e rimane un tema che per alcune categorie non ha trovato soluzione ancora. Io, prima di chiedere aiuto a Giuseppe, chiederei a Emanuela Pettenò, che tu stai proprio in trincea, no? Parliamoci chiaro. Sei quella che ci parla tutti i giorni, che tasti il polso, che ne senti l'umore, le preoccupazioni, le cose. Ci racconti un po', facci il quadro della tua industry, cioè quello che ti dicono, quali sono i punti di criticità, quello che vivono come un'opportunità. Le crisi al plurale, perché abbiamo cominciato il 2023 con una guerra e l'abbiamo finito con tre. Quindi le aziende del settore consumer hanno vissuto un 2022 di completa euforia, un inizio 2023 ancora relativamente positivo, perché hanno beneficiato di una serie di aumenti di prezzo che erano riusciti a scaricare sui consumatori nella seconda parte del 2022.
e poi è cominciato una contrazione molto pesante dei consumi. È un segno di preoccupazione che anche gli imprenditori, i capi azienda, i manager, nelle chiacchierate che facciamo occasionalmente con loro, oltre che nelle survey che facciamo periodicamente, hanno cominciato a trasmetterci. Difficoltà nel fare i budget, difficoltà nel leggere i numeri e difficoltà nel capire il consumatore che in queste crisi è anche profondamente cambiato. Profondamente cambiato perché? Perché intanto... Cioè, tende più al consumo, al risparmio che al consumo, no? Ma allora, diciamo una cosa, che nel 2022 è stato un po' l'anno della diciamo, rivendicazione di tutto quello che non si è potuto fare nel periodo della pandemia, quindi è stato un anno veramente di euforia. Di euforia. Tutto quello che non si è speso nel 2021 si è speso nel 2022. Il 2023 è stato l'anno dell'attenzione, già le batoste della bolletta energetica non hanno colpito solo le imprese ma hanno colpito anche il consumatore. Causa inflazione. L'inflazione che si è scaricata dal carrello ai conti di qualsiasi spesa il consumatore dovesse affrontare hanno cominciato a renderlo più prudente. Poi chiaramente questo si è trasmesso con differente peso a seconda della classe sociale, del reddito. Tipicamente i consumatori più abbienti dimostrano una certa anelasticità alle variazioni di prezzo, quindi le aziende posizionate nelle fasce prezzo più alte, i brand di alta gamma hanno sofferto di meno, anzi hanno potuto guadagnare di più perché sono riusciti comunque ad aumentare i prezzi senza vedere diminuire i volumi. Chi ha sofferto sono state le aziende di middle market, quelle comunque che avevano l'esigenza di riposizionarsi, che non sono riuscite in questi anni ad attuare modalità di produzione più efficiente, più economica, quello di cui parlava Alessandro, il cosiddetto reshoring. Il reshoring costa. Qualcuno ha cominciato a fare del nearshoring, ossia anziché far produrre in Cina, ha cominciato a far produrre in Albania, in Turchia, in altri paesi low cost, ma comunque più vicini all'Italia, che permettessero sostanzialmente di tenere sotto controllo la variabile dei costi senza essere costretti ad aumentare troppo i prezzi di vendita, ma comunque le aziende di middle market sono quelle che nel complesso hanno sofferto di più. E poi c'è un'altra variabile importantissima che soprattutto è importante per le generazioni più giovani, che è la componente ESG. In particolare abbiamo visto una sempre maggiore attenzione al riciclo, al riutilizzo, al noleggio piuttosto che all'acquisto. E questo lo vediamo soprattutto anche nel settore degli accessori moda. Sono sbocciate una serie di piattaforme per noleggiare borse, vestiti di alta gamma, piuttosto che per rivendere quelli utilizzati. E anche molte aziende hanno investito in questa tipologia di business perché l'hanno percepito anche come un modo per veicolare un messaggio alle giovani generazioni. Quindi, mondo che cambia, consumatore che cambia, difficoltà a star dietro al consumatore ed esigenza delle imprese di rimodernare, adeguare i propri modelli. Andrea, alla conclusione del suo intervento, diceva che alcuni capi azienda, la maggior parte dei capi azienda, cominciano a essere preoccupati della possibilità del loro business di esistere ancora con il modello attuale tra 10 anni. Questo fenomeno è particolarmente sentito nel consumer market. Dalla survey che abbiamo fatto sui nostri amministratori delegati è emerso che le aziende del consumer market hanno paura di non essere più in grado di gestire il business con gli attuali modelli tra 10 anni e questa paura è più sentita nel consumer market rispetto ad altre industrie. Questo perché... Perché il consumer market sta cambiando più velocemente. Ci sono tutte le pressioni esterne di una catena di fornitura che necessita di essere rivista, problemi di costi dell'energia che richiedono di cambiare anche strutturalmente il modo in cui sono organizzate le fabbriche, problemi anche collegati al fatto che sta avanzando l'intelligenza artificiale. Certo. E molti non sanno neanche come questa possa essere applicata al proprio modello e come possa essere sfruttata anziché essere subita. Problemi di sicurezza informatica. Le aziende del consumer market hanno una componente importante di business collegata al commercio elettronico. Commercio elettronico vuol dire una maggiore esposizione ai problemi di cyber risk.
Quindi le aziende... E i costi della transizione green. E i costi della transizione green sulla parte ESG. Esatto. Perché poi questo, Giuseppe e poi professoressa Visconti, insomma, poi sul tema della transizione green non è argomento, diciamo, nella nostra conversazione, è un po' quello che è successo, aiutami, sui trattori, no? Sì. Cioè, poi sostanzialmente, perché là, ridotta all'osso, com'è la storia? Che da un lato c'hai l'aumento dei costi di questa crisi, no? Il gasolio, le materie prime, eccetera, e dall'altro il costo della transizione, no? Ambientale, quello. Nasce una frattura che nasce sostanzialmente da una decisione politica che sta diventando operativa dell'Unione Europea, quindi quella di riformare la politica agricola comune PAC per dargli, diciamo, in un certo senso un po' rinfrescarla politicamente e dargli anche una linea operativa più concreta, in linea come con i principi fondativi e l'asse che costituiva all'interno della politica economica europea negli anni Ottanta. Ricordiamo, la politica agricola fu, diciamo, un asset fondamentale di allora che poi si è andato perdendo. Mi sembra interessante, collegandomi agli interventi precedenti, notare questo, cercare di capire, di interrogarci quantomeno, visto che la contingenza dei fatti ci impedisce magari di trarre delle conclusioni definitive, su quanto questi elementi di crisi, perché di crisi bisogna parlare, non di una crisi singola, siano capaci di innestare all'interno dei comportamenti aziendali dei fenomeni strutturali o meno. Perché Covid, la pandemia, al di là della sua diffusione capillare, come facevi notare tu nel panel precedente, ha diciamo, innestato dei comportamenti che sono destinati a rimanere strutturali o semistrutturali. Queste crisi che stiamo vivendo ora, e quindi in particolare questa legata ad esempio al canale di Suez, in generale alla ricomposizione delle supply chain, quanto di strutturale lasceranno all'interno delle imprese nei cambiamenti, quindi nella definizione di strategie di medio-lungo periodo? E questa poi è la domanda, no? Alessandro. Sì, direi che dobbiamo entrare in un momento in cui è già un po' di tempo che stiamo notando questo fenomeno, che è un po' uno strabismo gestionale che va gestito in maniera bilanciata. Strabismo vuol dire che con l'occhio sinistro dobbiamo guardare comunque quali sono i risultati del prossimo mese, dei prossimi tre mesi, dei prossimi sei mesi, e avere attenzione comunque al bilanciamento della gestione. E con l'occhio destro guardare più avanti e continuare a mantenere focalizzazione sulle scelte di investimento, con la flessibilità di scenario che c'è e che quindi può imporre continuamente dei ripensamenti o dei riadeguamenti. In tutto questo... Questa mi piace, bella questa, cioè l'impresa deve, comunque per sopravvivere deve essere un po' strabica. Devi essere un po' strabico. Devi essere un po' strabico in questa fase. Devi essere un po' strabico. Okay. E tra l'altro, secondo quello che stiamo vedendo un po' attraverso tutti quanti i settori, aggiungerei un altro concetto che secondo me è chiave nella lettura della situazione attuale, cioè è stato accennato nel blocco precedente, lo vorrei riprendere e ampliare. Usciamo fuori dalla logica di industria, di settore, entriamo in una logica di ecosistema che attraversa quindi non solo il comparto di riferimento, l'automotive, il manufacturing, ma entriamo in una logica di ecosistema di prossimità, nella quale quello che succede ai settori di prossimità impatta pesantemente anche il tuo, e quindi uscire da una logica di ecosistema di industria verticale ed entrare a guardare lungo la filiera in un'ottica di ecosistema tutto quello che sta succedendo aiuta un po' l'occhio destro, non l'occhio sinistro. Però a proposito abismo, professoressa Visconti, allora da un lato dicevamo, perché la transizione ecologica è tanta parte di questo discorso, no? Da un lato sì, i prezzi delle materie prime alle stelle e dall'altro i costi della transizione green, cioè le imprese in una tenaglia sostanzialmente, no? Appunto i trattori, ma anche le imprese. Ecco, qual è l'impatto di tutto questo sulla transizione ecologica? E che allora, vorrei riprendere questo concetto di strabismo che mi è piaciuto moltissimo e che noi economisti di solito decliniamo in una maniera un po' diversa. Noi parliamo di breve periodo e di lungo periodo. Ora, nel settore energetico noi abbiamo degli elementi che sono tipicamente problemi di breve periodo. Mantenere una stabilità dei prezzi, ad esempio, i prezzi abbordabili dell'energia per le famiglie e per le imprese,
è un tema anche di sicurezza energetica, no? Di cui abbiamo già parlato prima. Ma poi si innesta in tutto questo un terzo pilastro, che è quello della transizione green, che è un percorso di lungo periodo. E quindi già è difficile tenere insieme questi tre aspetti, coniugare questi tre aspetti. Poi, se uno di essi richiede un orizzonte più lungo, richiede anche metodi di analisi e strumenti molto diversi. Allora noi dobbiamo andare verso l'eliminazione delle fonti fossili, favorire quindi l'accesso al mercato di energie rinnovabili o di nuove tecnologie, penso ad esempio alla fusione nucleare di là da venire, quindi dobbiamo stimolare una grande mole di investimenti nel settore. Anzi, per completare quanto si diceva prima, si parlava di costi per l'Europa, i costi a livello mondiale al 2030 sono di 4.500 miliardi di dollari all'anno. Perché vorrei sottolineare qui che il tema della transizione energetica è stato e viene affrontato con un buon piglio dall'Unione Europea, ma è un problema mondiale. L'Europa da sola non può fare nulla per garantire il rispetto di quanto è scritto negli accordi di Parigi, perché ci vuole un'unità mondiale su questo aspetto. È un mondo così diviso, di cui si sono viste benissimo le sfaccettature nel primo panel di questa giornata, è chiaro che è molto difficile trovare dei punti di accordo tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, paesi di antica industrializzazione e paesi di nuova industrializzazione. Ognuno ha le sue esigenze, ma i costi vanno in qualche modo sopportati. Quindi, molto bene l'unione della finanza pubblica e anche della finanza privata. Torno all'Unione Europea, il lavoro che l'Unione Europea regolamentare sta facendo con la tassonomia è importante perché serve proprio a creare fiducia negli investitori sul fatto che un investimento sia veramente green, cioè rispetti i technical screening criteria che sono contenuti nella tassonomia stessa. Poi nucleare e gas sono considerate delle tecnologie transitorie, ma anch'esse nei dovuti modi ci possono aiutare ad arrivare a una prima tappa del 2035 per poi passare al net zero nel 2050. Quindi finanza pubblica e finanza privata insieme, l'ultimo tema secondo me di grande rilievo è chi paga la transizione energetica. Ecco, la transizione energetica, mi dispiace dirlo, ma per come funzionano i sistemi economici di mercato, alla fine si scarica quasi tutta sui consumatori. Consumatori privati e imprese in quanto consumatori di prodotti energetici e quindi interessati al settore. Perché? Perché lo Stato usa delle risorse che provengono da dove? Dalla leva fiscale. La finanza privata dove va a pescare? Va a pescare nei budget di risparmio delle famiglie e degli investitori che magari sono disposti ad accettare un tasso di profitto un pochino meno alto se però hanno la prova che questo investimento sia un investimento che produce un passo avanti verso la transizione green. Quindi alla fine tutti questi aumenti dei prezzi, ho visto anche lo scorso anno tutte quelle manovre che gli stati hanno fatto per cercare di tamponare gli aumenti dei prezzi, passiamo lì a una politica di breve periodo, no? Conseguenti alla crisi della guerra Russia-Ucraina, sono intervenuti un po' a macchia di leopardo. La Spagna ha fatto una cosa, la Germania ne ha fatto un'altra, c'è stata poca coesione da questo punto di vista. Però ecco, quello che si è visto è che queste manovre di contenimento dei prezzi di breve periodo alla fine hanno un costo per lo Stato che si scarica in bolletta in un modo o nell'altro.
nelle bollette delle famiglie e delle imprese. Professoressa, la interrompo perché c'è Giuseppe che le vuole fare una domanda. Sì, giustamente lei stava ponendo un po' il focus della questione, no, sulla coda di questa transizione, no? Quindi diciamo gli effetti cosiddetti collaterali che si scaricano poi sui cittadini e le imprese. Diceva giustamente i vari stati membri dell'Unione Europea e anche fuori dall'Europa hanno messo un po' una pezza, un pannicello caldo, cercando di limitare i costi delle bollette, misure antinflazionistiche comunque diciamo sicuramente di brevissimo periodo, come ha sottolineato. Ecco, io mi chiedo dov'è diciamo la possibilità nella testa di questo processo decisionale, che è politico però anche economico-finanziario, mi rifaccio ad esempio al PNRR che solo in Italia stanzia circa 50 miliardi di appunto programmazione di investimenti oltre che di riforme per la transizione energetica. Quale può essere il ruolo del singolo Stato membro, in questo caso dell'Italia, quindi sia del soggetto pubblico, governo e Parlamento, sia dei soggetti privati, per far sì che questa programmazione riesca al meglio e provare così a contenere i cosiddetti effetti collaterali? Allora, io direi questo, che allora, l'Unione Europea ha sempre fatto delle scelte molto particolari, nel senso che essa ha posto degli obiettivi generali di riduzione delle fonti fossili, dell'inquinamento, con determinate scadenze, ma ha lasciato i singoli Stati membri liberi di conseguire questi obiettivi di decarbonizzazione nel modo che loro reputavano più opportuno. Quindi diciamolo, esistono degli obiettivi europei, ma non esiste una politica comune energetica europea che è demandata ai singoli stati nazionali. Quindi la Francia, il nucleare, la Germania, investimenti moltissimo eolico. L'Italia sta andando abbastanza bene, perché lo scorso anno le rinnovabili hanno coperto mediamente il 40-42% della domanda, qui parlo dell'elettricità, che però l'elettricità diventerà sempre per la decarbonizzazione e l'elettrificazione necessaria diventerà un settore sempre più importante. Quindi il 40-42% di produzione e vendita di elettricità in Italia da fonti rinnovabili. È possibile fare meglio, ma non si sa, perché comunque, per come è strutturato il mercato dell'elettricità, servono comunque delle fonti convenzionali regolabili per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta. È una questione un po' tecnica questa, ma noi un sistema di soli rinnovabili al momento non lo potremmo sostenere, in assenza di meccanismi di storage, eccetera, eccetera. La Francia, dicevo, al nucleare, quindi così come ogni Stato ha risposto nel modo che preferiva al tema del contenimento dei prezzi, così ogni Stato risponde come secondo la sua politica energetica al tema della transizione e della decarbonizzazione. Giuseppe. Sì, un altro punto che mi sembrava interessante dall'analisi, le volevo chiedere diciamo una delucidazione maggiore, no? Lei diceva probabilmente la spinta delle rinnovabili in Italia è arrivata almeno per il momento a una sorta di punta massima, no? Però diciamo il dibattito sul futuro energetico del paese è focalizzato sempre su questo. Ecco, allora io volevo capire qual è diciamo la possibilità di ampliare anche dal punto di vista delle aziende gli investimenti in questo settore, se diciamo in un certo senso la nostra capacità è quasi esaurita o comunque per il momento, come lei diceva giustamente, dobbiamo appoggiarci anche ad altre fonti energetiche alternative. Allora, lei ha toccato un tema veramente centrale che diciamo, ha fondato un po' l'oggetto del dibattito di un lavoro che ho fatto lo scorso anno con un gruppo mondiale di economisti che si occupano come me della strutturazione e del redesign dei mercati dell'elettricità, perché questo è stato un tema forte su cui l'Unione Europea ha emanato una nuova direttiva. Allora, qui il punto è come incentivare la capacità da rinnovabile. Allora,
tralascio il problema del permitting di fare in più in fretta, rilasciare, perché questo ormai fa parte della coscienza comune, lo sanno un po' tutti che è necessario accelerare da questo punto di vista. Io vorrei invece porre l'accento sugli investimenti. Allora, l'investimento per le rinnovabili sono quasi tutte, non tutte ma quasi, caratterizzate da elevati costi fissi e bassi, quasi nulli, costi marginali di esercizio. Per cui l'investimento va fatto tutto all'inizio, al tempo zero, per una capacità produttiva che poi dura 20 anni, 30 anni, a seconda della tipologia. Ora, in uno scenario di mercato dove il prezzo spot, che si forma ogni giorno per ogni ora del giorno, quindi abbiamo 24 prezzi orari ogni giorno, caratterizzato soprattutto negli ultimi anni da una estrema volatilità. Ecco, con diciamo uno scenario così incerto, come un investitore può andare da un finanziatore e chiedere un finanziamento per finanziare la costruzione dell'impianto? Quindi c'è un problema di finanza sotto, di finanziamento, che discende direttamente da come è strutturato il mercato. Qual è stata la proposta che io, insieme appunto al gruppo di economisti di cui parlavo prima, abbiamo proposto e che mi sembra sia entrata nella visione dell'Unione Europea? È quello di modificare il mercato dell'elettricità spot, cosiddetto, affiancandolo con forme contrattuali di lungo periodo. Ora, se io, investitore di un impianto rinnovabile, posso siglare un contratto, per esempio un contratto per differenze, che assicura il mio prezzo su un orizzonte temporale molto abbastanza lungo, allora il mio investimento diventa un po' più certo, più appetibile ed è più probabile che riceva un finanziamento. Quindi la risposta alla sua domanda qual è? Non è solo dare i permessi più velocemente o vincere comunque le resistenze delle popolazioni, perché avere l'impianto fotovoltaico vicino a casa, la Sicilia si è già lamentata, ha detto ma poi ci consuma il terreno, e ci sono tanti problemi anche proprio di carattere sociale dell'accettabilità delle tecnologie, ma al di là di questo secondo me il tema principale è proprio quello di garantire la possibilità di investire. Alessandro, cioè, mi pare che anche... No, vabbè, mi tocchi su quello che... A proposito, ti tocco sull'energia. Sull'energia. Che è un elemento fondamentale dello strabismo di cui dicevi prima, diciamo, no? Per molti settori, per i settori energivori, è ovviamente un elemento fondamentale. Aggiungerei un paio di considerazioni sulla proposta fatta dalla professoressa. Ovviamente sarebbe una parte della soluzione per quel che riguarda tutta la parte di elettrificazione, no? Perché ovviamente lì, certo per l'incerto, ovviamente è più difficile investire, invece dando uno scenario di hedging un pochino più lungo, dai più stabilità al mercato finanziario per la valutazione dell'investimento e quindi per il ritorno. Sarebbe molto, molto utile e secondo me anche necessario, perché ormai non parliamo più di elettricità con riferimento all'utilizzo, ma parliamo di un sistema di elettrificazione che porterà tutta la mobilità, e quindi diventa una componente che ha necessità di essere ripensata. L'altro elemento che aggiungerei è che, ahimè, non dimentichiamoci che se vogliamo fare un ragionamento di decarbonizzazione in logica di transizione energetica, questo ragionamento va fatto a livello globale, perché noi contiamo il 10% delle emissioni, contiamo poco, quindi noi possiamo diventare, e lo stiamo diventando, a prezzi importanti. Quindi questo che cosa comporterà? Ci sarà un po' di shift, secondo me, anche sul PNRR potrebbe essere fatta una valutazione a livello europeo di allungare un po' i termini. Ma al di là di quello, è che deve essere un tema che tocca tutti quanti, perché altrimenti non risolvi il problema se c'hai una componente della terra che emette un fascio verde contro il 90% del resto delle emissioni che ancora non è compliant. Quindi questo è un tema, secondo me, sul quale anche il vantaggio competitivo va ripensato, e forse anche il ruolo su questo di tecnologie spinte, di algoritmi, di intelligenza artificiale generativa potrebbero aiutare un pochino a rivedere la cosa in maniera globale. Senti, in conclusione, credo che abbiamo affrontato veramente
una quantità di argomenti notevole. No, devo dire che è molto affascinante. Un dibattito affascinante. Una domanda finale ti vorrei fare. Se noi dovessimo dare alle imprese delle istruzioni per l'uso, in questa confusione, quali quindi sono... tu non ce l'hai solo con Andrea, ce l'hai anche con esatto, me. Quali sono le cinque cose? Allora, io direi... Tre. Sì, esatto. Io direi, Manuela, magari aiutami anche tu su questa, senza pretesa di esaustività, ma solo con il manuale dell'uso di grandi netti. Condividere esatto. Quello che stiamo vedendo sul mercato, esatto. No? Per quello che stiamo osservando. Ma io intanto direi, allora, parliamo dell'occhio sinistro, quindi quello che è dello strabismo. Prima. Quindi focalizzarsi su quello che si può governare. Cosa possiamo governare in un'azienda? Possiamo governare... il nostro capitale umano e l'approccio al mercato, quindi focalizzarsi su persone e clienti, clienti e persone, primo punto. Secondo, direi che è importante continuare nella trasformazione digitale, questo è un percorso dal quale non c'è ritorno, sia da un punto di vista di innovazione tecnologica, sia da un punto di vista cloud per adeguare i sistemi e l'operatività alle esigenze importanti di computazionali che ci saranno con l'intelligenza artificiale e quindi per forza continuare nella trasformazione tecnologica e anche ambientale ovviamente tenendo conto delle variabili che ci stanno adesso e che probabilmente comporteranno una rimodulazione delle scadenze, ma comunque questa parte del mondo e via via dai nostri osservatori viene fuori che via via si sta espandendo questa cosa, queste due saranno le condizioni, la licenza di operare nel mercato. Innovazione digitale, innovazione, trasformazione digitale, trasformazione ambientale. Come dicevo prima, allargare il proprio ragionamento in termini di scenario a livello di ecosistema, guardando anche i sistemi, i settori industriali di prossimità nella valutazione delle proprie scelte. Faceva l'esempio Manuela prima dei pagamenti elettronici, il consumer market guarda i pagamenti elettronici perché sono una parte rilevante, quindi capire quello che succede lì assicura pure a me. L'energia per l'automotive, l'energia per il manufacturing, non posso fare un ragionamento, una scelta di investimento se non tengo conto di questa variabile essendo un settore energivoro. Quindi non più guardare il proprio settore industriale ma allargare l'ecosistema e guardare i settori di prossimità. Altro punto importante, sempre quello che stiamo osservando, è partita l'epoca del lifetime learning. Noi siamo entriamo in una logica di continuo apprendimento. Finché si sarà all'interno del mondo del lavoro, bisognerà continuare ad apprendere. Quindi le organizzazioni devono mettere al centro dello sviluppo del capitale umano l'upskilling e il reskilling da adesso e per sempre, andando avanti nell'attività. E poi un punto un pochino più, come dire, soft ma importante nella modulazione tra elemento umano e elemento tecnologico, che è l'umanesimo dei valori e i valori di un'organizzazione non sono negoziabili con la tecnologia. E quindi sempre di più costruire organizzazioni che siano human-led, tech-powered. Su cui voi... a PwC insistiamo molto su questo. E se posso aggiungere un tema, sì, anche se credo siamo andati oltre i 5, come fare per accelerare? Alcune aziende possono farlo utilizzando risorse interne e facendo leva sulle proprie strutture. Le aziende che vogliono invece accelerare o che non possono puntare su strutture interne possono farlo tramite acquisizioni, che è quello che abbiamo visto, per esempio, per ovviare ai temi di catene di fornitura. Molti player, sia nel settore consumer che nell'automotive, hanno cominciato ad acquistare loro fornitori e questo gli ha permesso di mettere in sicurezza la filiera produttiva, acquistare tecnologia dove non si è in grado di produrla internamente, investire in settori affini, ad esempio quello dei pagamenti elettronici. In generale tutto quello che può essere un modo per accelerare i processi.
E poi l'altro tema è la finanza, perché per poter investire sono necessari capitali, quindi ben venga anche l'apertura a capitali esterni in modo sano, equilibrato, senza eccesso di leva, che è quello che in questo momento, e con la speranza che i tassi comincino ad abbassarsi, ci auguriamo tutti. Grazie Emanuela, grazie Giuseppe Colombo, grazie professoressa Lucia Visconti, avremo occasione di tornare a confrontarci qui con Italia 2024, grazie Alessandro Grandinetti e a tutti voi al prossimo appuntamento. Grazie.